punti di forza comunque li scegliamo in base a, diciamo, alla stagione. Oggi con, diciamo, con la primavera che entrano in, diciamo, a far parte della nostra, diciamo, cucina, tutte quelle verdure primaverili che sono piselli, agretti, fave, tutte queste verdure primaverili, e quindi ci divertiamo un po' a usarle in cucina. E diciamo, abbiamo creato bei piatti primaverili, tra cui tra questi ci sta la pasta e piselli con limone candito e riccio di mare, che è un piatto fresco e allo stesso tempo bello sapido e molto gustoso. Come antipasto abbiamo creato questa vignarola, che in pratica rapprende un po' tutte queste verdure primaverili, tra cui carciofi, sempre favi, asparagi, agretti, cipollotti, e viene fatta con un uovo poché, con fonduta di provola e tartufo nero. E poi abbiamo sempre il pescato del giorno, che viene arricchito con la nostra salsa fatta con curcuma, finocchio e cozze, e con una zucchina ripiena con taccole, carote, piselli, e fagiolini, tutte ste verdure che l'orto ci regala in questo periodo. E queste sono le ultime novità che abbiamo creato in questo mese di aprile-maggio. Assolutamente sfatiamo questo mito, perché gli inglesi bevono tanto tè, ma lo bevono molto male. Invece qui da Opera Restaurant cerchiamo di proporlo così come viene bevuto in Oriente, in Cina precisamente, quindi eseguendo il rito del tè, ovviamente sintetizzandolo un po' per renderlo convenevole anche per il servizio al tavolo. Latte o limone? Nulla, neanche zucchero. Quindi tè in purezza, sì, in purezza. E ci sono anche delle richieste particolari, magari delle variazioni che sono sollecitate. Diciamo che abbiamo cominciato con poche varietà per abituare anche un po' il pubblico a questa nuova tipologia di servizio del tè, e soprattutto per abituare il pubblico a bere il tè vicino delle pietanze salate, perché generalmente viene associato sempre a pasticceria secca o, diciamo, dolcetti il tè. Invece adesso qui lo proponiamo su piatti salati, per cui bisogna anche iniziare ad introdurre i clienti in questa direzione. Allora, i segreti sono quello che ovviamente ho imparato in passato, riporto in questo ristorante, ho viaggiato tanto, quindi ho girato tanti ristoranti, e il segreto è proprio questo, di portare in questo ristorante tutto quello che ho imparato in passato e lo porto qua dentro. Che tipo di rapporto avete con i clienti? Allora, noi li accogliamo principalmente, nel senso, non siamo proprio, nel senso, proprio rigidi nel servizio, anzi manteniamo i clienti, li facciamo come, li accogliamo come se fossero a casa nostra, perché siamo professionali ma non rigidi, nel senso, siamo noi stessi.